E qua faremo una pista d'atterraggio. Ci ha provato pure il governatore del Veneto a sciogliere il gelo tra Treviso e Quinto sul caso aeroporto, dopo la decisione della commissione VIA e la cancellazione di tutti i decolli sulla città. Intanto oggi all'inaugurazione del tratto dello Stiglia, che guarda caso salda Treviso con Quinto, si aspettavano che succedesse qualcosa, soprattutto dopo i toni accesi dei giorni scorsi. Poi non è passata inosservata l'assenza del sindaco Mario Conte, rappresentato dal vice ed estraneo alla polemica De Checchi, e l'arrivo in ritardo del sindaco D'Azilio, che a onor del vero ha presenziato prima il funerale del concittadino morto sul lavoro lunedì scorso. Tutte aspettative per qualche colpo di scena a quel punto erano riposte sulla presenza del contestato assessore Alessandro Manera, rimasto sempre a debita distanza dal gruppo di Quinto e attorniato dai colleghi assessori e consiglieri comunali. Poi è arrivato Gentilini e con Zai è iniziata l'operazione disgelo. Ma vi voglio domandare, non era nel 1938 quando Mussolini è venuto a inaugurare l'aeroporto? E io c'ero. Aveva 7 anni. Nel 38 quanti ne avevo? 7 anni. 8, 9. Giovane Ballina, tu capio. E c'era il deserto. Che sia un tasto Dollens lo si percepiva chiaramente, visto che nessuno dei contendenti ha voluto parlarne direttamente. Così, dopo la parte ufficiale, è iniziato il lavoro dei pontieri, da una parte e poi dall'altra, fino ad arrivare alla stretta a denti stretti. Questa è l'inizio della pace. Allora, facciamola così. È Pasqua, ti faccio gli auguri. Buona Pasqua a te e alla famiglia, perché va bene tutto. Sappi che da parte mia io voglio andare a fondo della cosa, non mi è piaciuto come è stata gestita la cosa e quindi andrò a fondo nel capire cosa è successo. Giusto. Trovo inaccettabile che in 24 ore una commissione VIA inserisca delle osservazioni fatte al comune. Un commissario che dica a me, ma lei ha mai scritto? Io vorrei dirgli, hai mai guardato le carte? Sono 10 anni che io scrivo, ma probabilmente il peso delle osservazioni di Treviso arrivate 24 ore prima sono più importanti di quelle fatte da un comune da 10 anni a questa parte. Come dire, al di là della stretta di mano, la storia continua.